Persi. La festa della fortuna non aveva niente a che vedere con la lotteria e a Persi andava benissimo così. Romani, Lari e Amazzoni gremivano la mensa per un sontuoso banchetto. Persino i fauni erano stati invitati, dato che avevano aiutato a medicare i feriti dopo la battaglia. Le ninfe del vento sfrecciavano per la sala, consegnando pizze, hamburger, bistecche, insalate e burritos, il tutto volando a velocità supersonica. Nonostante i postumi della battaglia, tutti erano felici. Non c'erano feriti gravi, e i pochi ragazzi che erano morti e tornati in vita, come Gwen, non erano stati riportati negli inferi. Forse Thanatos aveva chiuso un occhio, o forse Plutone aveva concesso loro un lasciapassare, come aveva fatto con Hazel. In ogni caso, nessuno se ne lamentava. I vessilli colorati delle Amazzoni e dei Romani pendevano gli uni di fianco agli altri dalle travi. L'aquila d'oro recuperata si ergeva fieramente dietro il tavolo del pretore, e le pareti erano ornate di cornucopie, i corni magici dell'abbondanza da cui si riversavano cascate di frutta, cioccolato e biscotti appena sfornati. Le corti si mescolavano liberamente con le amazzoni, saltando da un divano all'altro come più gli piaceva, e per una volta i soldati della quinta erano i benvenuti ovunque. Persi cambiò posto così tante volte che dimenticò dove fosse la propria cena. Flirt e gare a braccio di ferro si vedevano un po' dovunque. A quanto pareva, per le Amazzoni equivalevano alla stessa cosa. A un certo punto, Percy fu messo all'angolo da Kinsey, la guerriera che lo aveva disarmato a Seattle. Dovette spiegarle che aveva già una ragazza. Per fortuna, lei la prese bene. Gli raccontò cosa era successo dopo la loro partenza da Seattle, come ella avesse sconfitto Trera in due duelli mortali consecutivi, tanto che ormai la chiamavano illa ammazza due volte o tre era rimasta morta la seconda volta disse Kinzi sbattendo le ciglia dobbiamo ringraziare te per questo se mai avessi bisogno di una nuova ragazza beh penso che staresti benissimo con il collare di ferro e la tuta arancione persi non capì se stesse scherzando o meno la ringraziò educatamente e andò a sedersi da un'altra parte quando tutti ebbero finito di mangiare e non ci furono più piatti volanti in circolazione, Reina fece un breve discorso. Diede il benvenuto ufficiale alle Amazzoni ringraziandole per l'aiuto. Poi abbracciò Illa e tutti applaudirono. Reina sollevò le mani per chiedere il silenzio. Io e mia sorella non siamo sempre andate d'amore e d'accordo. Illa rise. A dir poco. Lei è entrata nelle Amazzoni, io nel Campo Giove, continuò la ragazza. Ma guardando oggi questa sala, penso che entrambe abbiamo fatto ottime scelte. Stranamente, i nostri due destini sono stati resi possibili dall'eroe che tutti voi avete appena innalzato a pretore sul campo di battaglia. Percy Jackson! Altre grida di esultanza. Le sorelle sollevarono i calici verso Percy e lo invitarono a farsi avanti. Tutti volevano un discorso, ma lui non sapeva cosa dire. Si schermì dicendo che in realtà non era la persona migliore per quel ruolo ma i ragazzi lo zittirono a suon di applausi. Reina gli sfilò la piastrina dell'approbazio. Ottaviano gli scoccò uno sguardo truce e poi si rivolse alla folla sorridendo come se fosse tutta una sua idea. Squarciò un orsacchiotto di peluche e pronunciò degli ottimi presagi per l'anno a venire. «La dea della fortuna li avrebbe benedetti!» Passò la mano sul braccio di Percy e gridò «Percy Jackson, figlio di Nettuno! Primo anno di servizio!» I simboli romani arsero sulla pelle di Persi un tridente, le lettere SPQR e una singola linea. Fu quasi come se lo avessero marchiato con un ferro incandescente, ma riuscì a non urlare. Ottaviano lo abbracciò e bisbigliò Spero che ti abbia fatto male. Poi Reina offrì a Persi una medaglia a forma di aquila e un mantello, simboli del pretore. Te li sei meritati? La regina Illa gli diede una pacca sulle spalle. E io ho deciso di non ammazzarti. Eh, grazie. Persi fece di nuovo il giro della mensa, perché tutti lo reclamavano al proprio tavolo. Il Lare Viteglio lo seguì tra i soliti inciampi, dicendo a tutti di come aveva predetto la sua ascesa. Sono stato io a chiedere la sua ammissione nella quinta corte, diceva con orgoglio. Ho visto subito il suo talento. Don Ilfauno spuntò con un cappellino da infermiera e una pila di biscotti in ciascuna mano. Congratulazioni, bello! Figata! Ehi, hai degli spiccioli? Tutta quell'attenzione imbarazzava Persi, ma era felice di vedere quanto anche Hazel e Frank fossero trattati bene. Tutti li chiamavano i salvatori di Roma e se lo meritavano. Si parlava perfino di reintegrare il bisnonno di Frank, Shen Lun, nell'albo d'onore della legione. Dopotutto, non era stato lui a causare il terremoto del 1906, a quanto pareva. Percy si sedette per un po' insieme a Tyson ed Ella, che erano gli ospiti d'onore al tavolo di Dakota. Tyson continuava a chiedere panini al burro di arachidi, mangiandoli alla velocità con cui le ninfe glieli portavano. Ella se ne stava appollaiata in cima al divano alle sue spalle e sbocconcellava con furia dei panini alla cannella. I panini alla cannella sono ottimi per le arpie, diceva. Il 24 giugno è un bel giorno. Il compleanno di Roy Disney e la festa della fortuna. È il giorno dell'indipendenza di Zanzibar. E Tyson! Lanciò un'occhiata al Ciclope, arrossì e distolse lo sguardo. Dopo cena la legione ebbe la serata libera. Persi e i suoi amici scesero in città. Nuova Roma non si era ancora ripresa dalla battaglia, ma gli incendi erano spenti, gran parte delle macerie erano state rimosse e i cittadini erano decisi a festeggiare. Sulla linea del Pomerium, la statua di Terminus portava un cappellino da parti. Benvenuto, pretore, esclamò. Se hai bisogno di spaccare la faccia a qualche gigante mentre sei in città, fai un fischio. Grazie, Terminus, disse Persi. Me lo ricorderò. Sì, bene. Il tuo mantello da pretore pende di due centimetri a sinistra. Ecco, così va meglio. Dov'è la mia assistente? Giulia. La bambina corse fuori da dietro il piedistallo. Indossava una veste verde e portava ancora i codini. Quando sorrise, Percy vide che i due denti davanti stavano cominciando a spuntare. Gli porse una scatolina piena di cappellini di carta. Il semidio cercò di declinare l'offerta, ma Giulia lo guardò con occhioni adoranti. Ah, certo, disse allora Percy. Prendo la corona blu. Poi la bambina offrì a Hazel un cappello d'oro da pirata. Da grande diventerò Percy Jackson, disse in tono solenne. Hazel sorrise e le scompigliò i capelli. «Mi sembra un'ottima idea, Giulia!» «Ma potresti anche diventare Frank Jung!» suggerì Frank, scegliendo un cappello a forma di testa d'orso polare. «Non sarebbe male!» «Frank!» esclamò Hazel. Indossarono i cappellini e continuarono diretti al foro, che era illuminato di lanterne multicolore. Le fontane scintillavano di una tonalità violacea, i caffè erano pieni, i musicisti di strada riempivano l'aria con il suono di chitarre, lire, flauti di pan e ascellari. Queste ultime sconcertarono Persi, ma poi si disse che forse era un'antica tradizione musicale romana. Anche la dea Iride doveva essere in vena di festeggiare. Quando i ragazzi passarono di fronte al palazzo danneggiato del Senato, uno splendido arcobaleno comparve nel cielo della sera. Purtroppo la dea mandò anche un'altra benedizione. Una lieve pioggerellina di dolcetti senza glutine della Alistar. Persi pensò che avrebbero reso più difficili le pulizie o più facile la ricostruzione. Erano dei magnifici mattoni. Per un po' passeggiò per le strade insieme a Hazel e Frank, che continuavano a finire sempre molto vicini. Alla fine disse Sono un po stanco, ragazzi. Andate avanti senza di me. Hazel e Frank protestarono. Ma Persi intuiva che avevano bisogno di stare un po' da soli. Tornando verso il campo, vide la signora Oleri giocare con Annibale nel campo marzio. Finalmente aveva trovato un degno compagno di giochi. Correvano, si davano addosso, abbattevano le fortificazioni e se la spassavano un mondo. Arrivato ai cancelli del campo, Persi si fermò a scrutare la valle. Sembrava passato un secolo da quando si era affacciato e aveva visto quel panorama per la prima volta. Ora gli interessava di più l'orizzonte orientale. Presto i suoi amici del campo Mezzosangue sarebbero arrivati. Per quanto tenesse al campo Giove, non vedeva l'ora di rivedere Annabeth. Aveva una grande nostalgia della propria vecchia vita, New York e il campo Mezzosangue. Ma qualcosa gli diceva che ci sarebbe voluto ancora un po' per tornare a casa. Gea e i giganti non avevano smesso di creare problemi, neanche lontanamente. Reina gli aveva assegnato la casa del secondo pretore sulla via Principalis, ma Percy, non appena aveva gettato un'occhiata dentro, si era reso conto di non poterci stare. Era un bel posto, ma era pieno della roba di Jason. Percy si sentiva a disagio ad accettare il suo titolo e non voleva prendersi anche la sua casa. Le cose sarebbero già state abbastanza imbarazzanti quando Jason fosse tornato e Percy era sicuro di trovarlo a bordo della nave da guerra con la testa di Drago. Raggiunse gli alloggi della quinta corte e si distese sul letto. Si addormentò all'istante. Sognò di attraversare il piccolo Tevere con giunone in braccio. Era travestita da vecchia stracciona pazza, sorrideva e cantava un'antica ninna nanna greca con le mani in carta pecorita strette al collo di Persi. Vuoi ancora prendermi a schiaffi, mio caro? Persi si fermò, mollò la presa e la dea piombò nel fiume. Nell'istante in cui toccò l'acqua, Giunone scomparve e riapparve sulla riva. Oh, Santi Numi, ridacchiò. Non è stato un gesto molto eroico, nemmeno in sogno. Sette mesi, ringhiò Persi. Hai rubato sette mesi della mia vita per una missione di una settimana. Perché? Giunone fece un cenno non curante. Voi mortali e le vostre brevi vite. Sette mesi non sono nulla, mio caro. Una volta ho perso otto secoli un'assenza che è durata per gran parte dell'impero bizantino. Persi evocò il potere del fiume. L'acqua prese a roteargli spumosa e candida intorno. "Su, su, non ti agitare", continuò la dea. "Per sconfiggere Gea, dovevamo sincronizzare alla perfezione i nostri piani. Prima avevo bisogno che Jason e i suoi amici mi liberassero dalla prigione". "La tua prigione? Eri in prigione e loro ti hanno lasciata andare?" Non essere così sorpreso, mio caro! Sono una tenera vecchietta dopo tutto. Comunque, non c'era bisogno di te al Campo Giove fino a ora per salvare i romani nel momento di massima crisi. I sette mesi nel mezzo. Beh, ho altri piani in preparazione, figliolo. Contrastare Gea, agire alle spalle di Giove, proteggere i tuoi amici. È un lavoro a tempo pieno! Se dovevo proteggere anche te dai mostri e dai piani malvagi di Gea e tenerti ben nascosto dai tuoi amici dell'Est per tutto quel tempo. Non c'era niente di meglio di un bel sonnellino. Saresti stato solo una distrazione. Una mina vagante. Una distrazione? Persi percepì l'acqua che si alzava insieme alla sua rabbia, roteando sempre più veloce. Una mina vagante. Esatto. Lieta che tu comprenda. Persi inviò un'onda ad abbattersi contro la vecchia, ma Giunone non fece altro che scomparire e materializzarsi poco lontano. Misericordia, esclamò la tea, sei davvero di pessimo umore. Ma sai che ho ragione. Il tuo arrivo qui è stato di un tempismo perfetto. Ora si fidano di te. Sei un eroe di Roma. E mentre tu dormivi, Jason Grace ha imparato a fidarsi dei greci. Hanno avuto il tempo. Di costruire l'Argo 2. Insieme, tu e Jason riunirete i due campi. Perché io? ribatte Percy. Io e te non siamo mai andati d'accordo? Perché dovresti volere una mina vagante nella tua squadra? Perché ti conosco, Percy Jackson. Sei un impulsivo, ma quando si tratta dei tuoi amici sei coerente come l'ago di una bussola. Sei di una lealtà ferrea e ispiri lealtà negli altri. «Sei il collante che unirà i sette!» «Fantastico!» commentò Persi. «Ho sempre desiderato essere una colla!» Giunone intrecciò le dita contorte. «Tutti gli eroi dell'Olimpo devono unirsi! Dopo la tua vittoria su Crono a Manhattan!» «Beh, temo che Giove sia rimasto un po' ferito nell'orgoglio!» «Perché io avevo ragione e lui aveva torto!» osservò Persi. La vecchia si strinse nelle spalle. «Dovrebbe esserci abituato, dopo tanti secoli di matrimonio, ma, ahimè, il mio orgoglioso e ostinato marito si rifiuta di chiedere nuovamente aiuto a semplici semidei. Crede che i giganti si possano combattere senza di voi e che sia possibile costringere di nuovo Gea a dormire. Certo, io so come stanno le cose, ma voi dovete dimostrare il vostro valore.» Solo partendo per le antiche terre e chiudendo le porte della morte, convincerete Giove di essere degni di combattere fianco a fianco con gli dèi. Sarà l'impresa più eroica mai vista dopo che Enea salpò da Troia. E se fallissimo, ribatte Persi, se romani e greci non riuscissero a collaborare, allora Gea ha già vinto. Ti dico questo, Persi Jackson, quella che ti causerà maggiori problemi è colei che è più vicina al tuo cuore, colei che mi odia di più. Annabet, Per si sentì montare di nuovo la rabbia. Non ti è mai piaciuta? Adesso pensi che sarà lei a causare problemi? Non la conosci per niente. Lei è la persona che più di tutte vorrei a guardarmi le spalle. La dea sorrise freddamente. Lo vedremo, giovane eroe. L'attende un compito difficile quando arriverete a Roma. E non so se ne sarà all'altezza. Persi evocò un pugno d'acqua e lo diresse contro la vecchia. Quando l'onda scemò, la dea era scomparsa. Il fiume turbinò fuori dal controllo di Persi e il semidio affondò nelle tenebre del vortice.